Buonasera a tutti, sono quasi le 19 di questo lunedì 23 marzo 2020 e siamo ancora qui nell'ufficio del sindaco del comune di Pinetto per coordinare con la polizia locale le ultime attività di presidio e di controllo del territorio pinettese. Sono passate circa 2 settimane da quando i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri hanno rivoluzionato e limitato la nostra libertà di movimento, per cui a distanza di 2 settimane vorrei aggiornarvi personalmente e direttamente sull'emergenza sanitaria da Covid-19, con particolare riguardo alla nostra comunità. Come ben sapete, abbiamo proceduto a sanificare ed igienizzare l'intero centro abitato di Pinetto e questa sera completeremo con la sanificazione del centro storico, inizialmente rimasto escluso a causa delle dimensioni ridotte delle strade rispetto alle dimensioni più grandi, alle dimensioni notevoli del mezzo utilizzato. Abbiamo anche sanificato gli uffici comunali, il cimitero, quest'ultimo poi è rimasto chiuso proprio per evitare qualsiasi forma di assembramento e tutelare così la fascia più colpita dell'emergenza, che è quella più anziana. Colgo l'occasione quest'oggi per ringraziare la Polizia Locale di Pinetto, i volontari di Lampani, i carabinieri della stazione di Grumoacqua e della compagnia di Modugno, con cui abbiamo un costante rapporto. E voglio ringraziarli per il controllo e l'attività di presidio dell'intero territorio. Vi posso confermare che sono state fermate circa 200 persone solo dalla Polizia Locale di Pinetto, alcune delle quali deferite all'autorità giudiziaria. E questo purtroppo il caro prezzo da pagare affinché l'intera cittadinanza pinettese sia tutelata in questa situazione di emergenza. Un ringraziamento particolare voglio concederlo ai titolari dei punti vendita dei generi alimentari, ortofrutticoli, pizzerie, edicole, con cui mi sono confrontato direttamente per l'apertura domenicale e per la consegna a domicilio dei prodotti. Con riferimento poi all'emergenza, e veniamo a quello che è il punto cruciale di questo video, stamattina ho avuto modo di confrontarmi sia con la protezione civile della prefettura sia con i due medici curanti, la dottoressa Saponaro e la dottoressa Montinaro di Pinetto. E posso assicurarvi che ad oggi non vi sono casi di quarantena e non vi sono casi di contagio da Covid-19. Questo è un grandissimo risultato ottenuto soprattutto dalla popolazione pinettese, a cui va il mio ringraziamento speciale, la quale ha saputo ottemperare a quelli che sono gli obblighi della normativa vigente in materia dell'allontanamento dalla propria abitazione. È ovvio che almeno per il momento non possiamo gongolarci sui risultati ottenuti e credo che sia ancora una volta sia opportuno, a conclusione di questo video, il mio invito a restare a casa, perché questo è l'unico modo per sottrarci all'emergenza, quell'emergenza sanitaria che sta colpendo il nostro territorio sia a livello locale sia a livello nazionale. Io auguro a tutti voi una buona serata e spero nella prossima occasione di ritrovarci con ancora con risultati positivi. Grazie a tutti e buona serata a tutti voi.